Buongiorno a tutti, Budapest giorno 2. Ieri abbiamo avuto qualche incidente di percorso, nel senso che era programmato un giro nel pomeriggio dalla scuola di pallanuoto del KSI. Purtroppo ci sono stati dei problemi con l'impianto, non siamo riusciti a passare. Li vedremo oggi e recupereremo. Nel frattempo siamo in giro per la città. Oggi vi faccio vedere pure qualcosina di più carino e dopo andiamo a fare un'altra toccata e fuga con l'OSC. Nel frattempo mi oscuro completamente, che c'ho il sole dietro, ma anche oggi fa freddo. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be your daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good. Quello che vedete alle mie spalle, quello che avete già visto in qualche piccolo video che vi è passato, è il Parlamento di Budapest, che è attualmente occupato dai vari politicanti del paese, oltre che visitabile in determinate aree attraverso appunto dei tour guidati. Non è il mio caso in questo momento, già l'ho fatto in passato. Vi assicuro che è una bella esperienza, continuo a essere praticamente completamente al buio visto che c'ho il sole alle spalle, ma insomma colpo d'occhio importante sia dal lato interno, che è questo qui, sia dalla parte del Danubio. Tra poco vi faccio qualche altra inquadratura dall'esterno. Stiamo passando il ponte, non so se mi sentite bene perché c'è un bel casino derivante dalle macchine. Siamo adesso in prossimità dell'isola Margherita, che è quella che vi ho mostrato prima. Praticamente questa è un po' come se fosse la vera e propria patria della pallanuoto in Ungheria, specificatamente a Budapest, poiché ci sono la maggior parte delle piscine che utilizzano sia i centri federali ungheresi che tutte le società della città che non ne posseggono una propria. Ci siamo stati, oggi purtroppo non era possibile accedervi, così come ieri pomeriggio negli allenamenti del KSI. Di conseguenza tiriamo dritto.
sia la partita, cerco di registrare adesso perché c'è meno casino rispetto a prima. Ferencvarosi, Jadran Split, una bella partita, vedremo chi vincerà. Partita finita, gran bello spettacolo, Ferencvaros impressionante a tratti, considerando che ha giocato 4 tempi senza centro di ruolo, però tanta fisicità, tanto nuoto, tanti belli spunti. Peccato non averla potuta riprendere perché una volta dentro sono stato accappiato da un paio di steward che mi hanno vietato di fare riprese, quindi niente video. Ciao a tutti, chiudo il video da casa. Come vedete sono rientrato a Napoli dopo un'intensa 3 giorni. È stato tutto molto bello, anche entusiasmante a tratti, in particolare la partita di Champions vissuta ieri sera, che chiaramente per un appassionato come me viverla da estraneo e quindi tifoso al seguito all'estero è davvero qualcosa di bello e di emozionante. Questi 3 giorni a Budapest mi hanno lasciato tanti spunti, sia sotto il profilo tecnico ma soprattutto sotto il profilo mentale ed emotivo, perché poi l'idea di questi video è quella che la pallanuoto possa dare tanto sotto tanti aspetti, e cercheremo magari nei prossimi video di scendere un po' più nel particolare sotto il profilo proprio della cultura pallanuotistica. L'Ungheria è un posto fenomenale, vi consiglio di andarci perché sotto certi aspetti sono veramente avanti anni luce, e ci sono tante belle persone che approfitto per ringraziare, partendo da Gabriella del Ferencváros che mi ha ospitato presso la loro sede e poi alla partita ieri, e tutti i ragazzi dell'OSC che già ho nominato e ringraziato. Un bacio forte a tutti, alla prossima.